Amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Moomies. Io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato la graziosissima borsa Ada. Può sembrare piccina piccina, però sapete, in realtà non è così perché misura 24 cm x 16 cm di altezza, quindi secondo me è perfetta per quelle passeggiate nel tardo pomeriggio o addirittura la sera. Ovviamente la si può realizzare anche più grande e proprio in questo tutorial vi ho dato le istruzioni su come fare. Anche lo schema di questa bag è stra popolare, quindi un altro progetto in linea con le tendenze del periodo. Ho utilizzato della fettuccia, ovviamente potete utilizzare ciò che vi pare, ciò che avete a disposizione. Io qualche settimana fa, se non addirittura un mese fa, ho fatto una grande scoperta. Sono stata da Teddy, un negozio tedesco dove si trova davvero di tutto, tantissimi articoli sia per la casa sia per il fai da te a prezzi davvero molto molto convenienti. Io quando sono entrata non credevo ai miei occhi, non credevo a quello che stavo vedendo perché c'era una sezione dedicata al mondo del fai da te, ma anche del crochet. Tra i vari accessori del crochet, i vari filati, mi sono imbattuta anche nello stand della fettuccia. Eccola qui. Ne ho acquistate tre rocche, solo tre. In realtà ne volevo prendere una giusto per provarla, non sapevo se poteva piacermi o meno, però mi piacevano le tonalità e ho preso tre rocche, tra cui questa colorazione. L'ho acquistata al prezzo di 3 euro, però come notate era scontata, in realtà prezzo di partenza 4,55. Ogni rocca è costituita da 450 grammi di fettuccia stessa, se non erro. Gli uncinetti consigliati sono il 4,5 e il 5, ma in realtà ho fatto delle prove e non andava assolutamente bene. Gli uncinetti consigliati erano troppo piccoli, tant'è che ho utilizzato l'uncinetto numero 8. Dunque, il rapporto qualità-prezzo c'è. Non è che sia una fettuccia di questa altissima qualità, assolutamente no. Però devo dirvi che mi è piaciuta. È morbida, piacevole al tatto, piacevole da lavorare e secondo me per realizzare borse e cesti va più che bene. Mi sono un po' documentata, ho visto che ci sono tantissime filiali Teddy proprio in Italia. Se vi capita di passarci lì così per caso, io direi di farci un pensierino perché secondo me ne vale davvero la pena. Poi non so, fatemi sapere se già conoscete questo negozio, se già avete acquistato lì. Insomma, vi aspetto come sempre giù nei commenti. Ho utilizzato anche un bottone magnetico direttamente da cucire sul corpo della borsa. È una tracolla, questa è da 40 cm più due moschettoni. Dunque, la tracolla, la catenina è facoltativa. Vedrete che vi mostrerò durante il tutorial come realizzare un manico in maniera super facile e veloce con la fettuccia stessa. Però devo dirvi la verità, il risultato non mi faceva tanto impazzire. Per mio gusto personale, preferisco la catena. Trovo la borsa davvero adorabile, ve la faccio vedere anche indossata. Che dire, è spettacolare, abbastanza comoda. La lunghezza della tracolla va super bene per me. Adesso passiamo direttamente al tutorial di oggi. Vi aspetto giù nei commenti, supportatemi con un bel pollice all'insù. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per non perdervi i prossimi tutorial. Chi lo sa, questo venerdì ci sarà un nuovo progetto? Rimanete sintonizzati e seguitemi anche sui social. A questo punto, sigla! Utilizzerò della fettuccia, ma già vi ho spiegato tutto, uncinetto numero 8. Avvio 20 catenelle. Per una borsa più grande, avviatene invece 26. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A partire dalla seconda catenella nella maglia dietro inizio a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 19 punti bassi. 3, 4, 5, 18° punto basso, 19° ed ultimo punto basso. Giriamo il nostro lavoro, saltiamo il primo punto e andiamo direttamente nel successivo in costa dietro. Prendiamo la fettuccia e chiudiamo punto bassissimo. Nei prossimi tre punti, sempre in costa, lavoriamo un punto basso. 2,
3. Nel punto successivo lavoriamo 3 punti, 2, 3, primo aumento tutti nello stesso punto, nella stessa asola. Nei prossimi 7 punti lavoriamo un punto basso. Se invece avete avviato 26 catenelle, lavorerete non 7 punti bassi, ma 13 punti bassi. 4, 5, 6, settimo ed ultimo punto basso. Punto successivo, ripeto l'aumento, 1, 2 e 3, tutti nello stesso punto, nella stessa asola. Nei prossimi 3 punti lavoro un punto basso, 2, 3, mi rimangono gli ultimi 2 punti, nel penultimo vado a lavorare un punto bassissimo, proprio come ho fatto ad inizio riga, e l'ultimo punto lo salto, esattamente come ad inizio riga. Giro il mio lavoro, salto sempre il primo punto, vado nel successivo e vado a lavorare un punto bassissimo. Durante questa riga invece andremo a lavorare nei prossimi 17 punti un punto basso in costa dietro. Se avete invece avviato 26 catenelle, lavorerete 23 punti bassi e non 17 come in questo caso. 4, 5, 6, 7. Sedici, diciassettesimo ed ultimo punto basso, rimangono 2 punti, il primo lo lavoro a punto bassissimo, lo stesso farà chi ha avviato 26 catenelle, e l'ultimo punto lo saltiamo. Giriamo il lavoro e andiamo a ripetere la riga degli aumenti. Salto sempre il primo punto, vado nel successivo, un punto bassissimo. Nei prossimi 3 punti lavoro un punto basso in costa, terzo ed ultimo punto basso, nel successivo ripeto l'aumento, 3 punti bassi nella stessa asola, poi lavoro 7 punti bassi in costa dietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nel prossimo punto lavoro 3 punti bassi, quindi aumento. Dopo l'aumento lavoro un punto basso nei prossimi 3 punti. 1, 2, 3. Mi rimangono sempre 2 punti, vado a lavorare solo il penultimo, appunto bassissimo. Giro il mio lavoro, riga successiva, andiamo a ripetere la penultima. Salto un punto, vado nel successivo in costa e inizio sempre con un punto bassissimo. Nei prossimi 17 punti vado a lavorare un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, diciassettesimo ed ultimo punto basso, ultimi 2 punti, lavoriamo solo il penultimo appunto bassissimo. Giriamo il nostro lavoro e ripetiamo questo lavoro per altre 4 righe. Faremo una riga di aumenti, una riga normale, una riga di aumenti e una riga normale. Quindi ripetiamo insomma quello che abbiamo fatto fino ad ora. Bene, ho completato le mie 9 righe, raggiungendo così 12 cm di altezza. Adesso procediamo per un'ultima riga, non faremo niente di nuovo. Andremo a lavorare un punto in ciascun punto. Ne salto sempre uno all'inizio e nel successivo faccio un punto bassissimo. Uno, due, terzo punto basso, quindici. Ultimi 2 punti, lavoro solo il penultimo appunto bassissimo. Quindi possiamo fare una catenella di sicurezza, staccare la fettuccia
E con l'aiuto di un ago possiamo nasconderla all'interno. Mi ritrovo 17 punti alla fine, compresi i due punti bassissimi. Riprendo la fettuccia e mi aggancio nel primissimo punto, poi andiamo a nascondere la coda. Intanto tiro fuori la fettuccia di lavorazione. Entro nella riga successiva e faccio un punto bassissimo. Nella riga successiva invece lavoro un punto basso. E lo ripeto anche per la riga successiva. Un punto bassissimo e due punti bassi. Adesso prendo il filo e per ciascuna riga andrò a lavorare un punto alto. 1, 2. Quattro, cinque, sei, settimo ed ultimo punto alto. Più i primi tre punti all'inizio sono 10 punti. Dobbiamo avere lo stesso numero di punti anche sull'altro lato. Ora vado a fare nel punto bassissimo. Due punti alti, 1, 2. Due punti alti nel primo punto. E abbiamo formato così l'angolo. E poi andiamo a lavorare un punto alto in ciascun punto sottostante. Continuo, continuo, continuo. Quando arrivo all'ultimo punto basso, lavoro due punti alti. Quando mi ritrovo nel punto bassissimo, altri due punti alti e procedo un punto alto in ciascuna riga per un totale di 7 punti alti. La concluderò con gli ultimi due punti bassi e un punto bassissimo che sostituirò con una sola invisibile. Anzi, ci vediamo direttamente qui. Bene, terminato anche l'altro lato. Tacco un po' di fettuccia. Entro nel primissimo punto, porto fuori la fettuccia e vado al centro dell'ultimo punto. Ok, tiro fuori e possiamo andare a nascondere l'eccesso dietro. Intanto blocco con un nodo, nascondo l'eccesso. Lo stesso farò con l'altra estremità e questo poi sarà il risultato. Come notate, abbiamo realizzato un po' di profondità al nostro pannello, alla nostra borsa. Il pannello misurerà esattamente adesso 25 cm per 16 cm. Il lavoro che abbiamo fatto su un pannello lo dobbiamo ripetere anche su un secondo pannello. Io già ce l'ho pronto, per cui possiamo andare a cucire entrambi i pannelli. Questo è ciò che mi avanza dalla rocca da 450 grammi di fettuccia. Credo che riuscirò sia a cucire che a realizzare un bel manico. Dunque, vado a tagliare il giusto quantitativo di fettuccia. Io prendo le misure esattamente in questo modo. 1, piego 2, 3. E credo possa bastare, ne taglio sempre un po' di più. Prendo ovviamente un ago e mi inserisco nel primo punto bassissimo da una parte, stessa cosa dall'altra parte, quindi primissimi punti del bordo. Intanto passo e poi solo alla fine vado a bloccare questa coda in eccesso. Entro nel primo punto bassissimo e nell'altro. Inizio a cucire in questo modo, quindi asolina più interna con asolina più interna e cucio tutti i punti che corrispondono. Abbiamo lo stesso numero di punti, quindi non ci sono problemi. Ok, ho cucito praticamente i primi 10 punti del primo lato. Ho segnato gli ultimi punti alti con il marker per, insomma, fare la cucitura giusta, insomma. Poi qui abbiamo i due punti dell'angolo e procedo.
Uno, due. Tre. Ok, quarto ed ultimo punto che riguarda l'angolo, e io a questo punto direi di continuare anche da soli perché il procedimento è sempre lo stesso. Questo sarà il risultato della cucitura. Continuiamo e poi andiamo a bloccare gli stessi punti che abbiamo bloccato dall'altra parte. Nodino, nascondiamo la fettuccia in eccesso ed il gioco è fatto. Bene, questo poi sarà il risultato della cucitura. Eccolo qui, che dire, perfetto. Mi è avanzato un po' di fettuccia questa qui. Credo di riuscire a fare un giro appunto bassissimo in costa dietro di rifinitura. Se casomai non vi avanza, allora vi riagganciate con un altro po' di filo. Dunque, mi inserisco proprio qui, tiro fuori la fettuccia e inizio a fare un giro appunto bassissimo. Esattamente in questo modo, molto semplice. Ultimo punto bassissimo, stacco un po' di fettuccia, entro sempre in costa nel primissimo punto bassissimo e porto dentro la fettuccia. Entro al centro dell'ultimo punto, tiro fuori, perfetto. Posso bloccare con un nodo e nascondere l'eccesso tra i punti all'interno. Quindi questo poi sarà il risultato una volta rifinita la nostra bag. Adesso possiamo applicare un bottone magnetico direttamente da cucire all'interno. Bene, dopo aver cucito il nostro bottone magnetico direttamente sul corpo borsa, ci possiamo occupare della realizzazione del manico in maniera super facile e veloce. Ci occorreranno chiaramente due moschettoni, utilizzo questi piccoli in proporzione alle dimensioni della bag. Prendo uno dei due moschettoni, riprendo la fettuccia e mi aiuto con l'uncinetto numero 4 perché devo entrare all'interno dell'anello del moschettone, altrimenti non riesco. Quindi entro nell'anello, prendo la fettuccia, faccio passare il tutto e blocco con una catenella per il momento. Passo all'uncinetto numero 8, faccio altre 28 catenelle per un totale di 30 con queste due. 3, 4, 5, 6. Mi fermo a 29, la trentesima la vado a fare bloccando il moschettone, quindi inserisco il moschettone, faccio un'altra catenella, vabbè, non era necessario l'uncinetto numero 4 comunque, e adesso a partire dalla seconda vado a fare un punto basso. Quindi dobbiamo ottenere esattamente questo risultato. Ho bloccato il tutto. Queste 30 catenelle equivalgono all'incirca a 30 centimetri, ma a 30 centimetri in apparenza, perché la fettuccia è abbastanza elastica. Oggi ho fatto una prova, avevo avviato 50 catenelle, ma erano troppe per i miei gusti e quindi ne avvio soltanto 30, anche perché con il peso della borsa il manico si allunga. Poi la fettuccia è super resistente, lo sappiamo, quindi no problem. Continuo lavorando un punto basso in ciascuna maglia dietro della catenella sottostante per un totale di 30 punti bassi. Ok, lavoro l'ultima catenella, blocco anche la coda iniziale.
Ok, tiro un attimino, stacco un po' di fettuccia e vado a bloccare il tutto, non faccio più giri, perché? Perché il moschettone è abbastanza piccino, quindi non sarebbe proporzionale. Secondo me così va più che bene. Allora, faccio passare la coda finale attraverso l'anello e vado a bloccare il tutto in questo modo. Entro al centro dell'ultimo punto, bloccando il moschettone stesso, così è come se fosse un altro punto basso sul moschettone stesso. Ok, sì, molto molto meglio, guardate, avete visto? Faccio passare l'altra coda attraverso il punto dietro, faccio un nodo minuscolo, anche due direi. Dobbiamo fissare per bene. Ok, poi andiamo a nascondere l'eccesso tra i punti bassi che abbiamo fatto prima e ci tiriamo anche il nodo, così non si vedrà assolutamente nulla. Ok, faccio passare tutto. Ok, avete visto? È svanito il nodino, quindi tiro un attimino e adesso, solo adesso, posso eliminare l'eccesso. Questa è la fettuccia che mi avanza, quindi su 450 grammi credo di averne utilizzata 400 grammi per queste dimensioni. Per una borsa più grande, seguendo 26-25 catenelle, secondo me occorrono almeno due rocche, quindi siamo sugli 800-700 grammi di fettuccia. Bene, a questo punto posso prendere la mia borsa e posso agganciare i moschettoni. Dunque, io aggancerei il tutto direttamente sul primo punto basso della cucitura. Essendo la fettuccia un filato resistente, non si ha paura che insomma si rompa qualcosa, assolutamente no. Quindi faccio questa operazione sia sul lato che sull'altro lato, il primo punto basso della cucitura e voilà, la nostra bag è così pronta. Che dire, troppo troppo graziosa, mi piace tanto. Poi tra l'altro sono molto in trend le mini bag, ma volendo vi ripeto, potrete realizzarla ancora più grande. Vi ho dato tutte le indicazioni e i suggerimenti utili per poterla fare più grande. Questa misura 24 cm per 16, da questa parte sì, 16 cm lo stesso. Insomma, secondo me è abbastanza comoda per qualche serata o passeggiata pomeridiana, giusto mettiamo all'interno ciò che ci occorre e via. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io trovo la bag graziosissima. Come sempre vi aspetto giù nei commenti perché sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate, se proverete a replicarla. Per qualsiasi dubbio non esitate a scrivermi un commento, vi risponderò il prima possibile. Grazie per l'attenzione, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi. Vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, chi lo sa, sarà questo venerdì. Mi raccomando, iscriviti al canale, attiva la campanellina, in questo modo non ti perderai alcun contenuto. Ovviamente seguimi anche sui social. Grazie ancora, un bacino a tutti!